Ciao a tutte, sono Cristina, sono la blogger di No Time for Style e sono anche l'autrice di un libro in vendita su Amazon intitolato The Chic Factor e di una serie di corsi manuali tutti dedicati all'immagine di noi donne over 40. Oggi sono qui innanzitutto per fare un video dedicato ai miei acquisti di novembre, visto che in tante mi avete ricordato che non ho fatto nessun video di questo tipo e anche se i miei acquisti non sono stati un mega haul, ci tenevo a farlo. E poi con questa scusa vorrei anche annunciare le due vincitrici del giveaway che ho fatto settimana scorsa, che come promesso durava una settimana, per cui ho usato un generatore di numeri casuali di Google Pick Winners, perché è stata veramente dura trovarne due perché la partecipazione è stata davvero molto assidua. Vi ringrazio tutte per aver partecipato, mi ha fatto molto piacere e anzi mi dispiace di non avere più cofanetti da regalare. Soprattutto mi dispiace anche un pochino aver organizzato questo giveaway congiunto YouTube e Instagram, perché alcune di voi mi hanno detto che peccato, non posso partecipare perché non sono anche su Instagram. Comunque spero in futuro di organizzare altri giveaway, magari in collaborazione con qualche azienda interessante che ha prodotti magari interessanti per noi donne over 40, e quindi in quel caso magari lo limiterò al solo YouTube e farò dei giveaway di questo tipo. In ogni caso vorrei annunciarvi le due vincitrici, che poi contatterò anche via Instagram, che sono Chris Arg, che su Instagram è Chris Style, e Instaday, che su Instagram è Instamyday. Ecco, entrambe saranno avvisate da me anche appunto via direct su Instagram, in modo che possano darmi il loro indirizzo, al quale poi farò recapitare due cofanetti pieni carichi di cosmetici. Oggi, come vi dicevo, volevo fare anche un breve video per farvi vedere che cosa ho comprato, o meglio anche che cosa mi è stato regalato per il mio compleanno, che è stato lo scorso 23 novembre. A livello di moda vi dico subito che non ho preso niente. Avevo ordinato un paio di stivaletti su Zalando, ma quando sono arrivati non mi sono più piaciuti tanto, soprattutto avevano un bel tacco alto e ho detto: ma io con questi stivaletti dove vado? E soprattutto, insomma, non mi sono più piaciuti tanto, per cui ho fatto un reso e così, diciamo, i miei acquisti modaioli, il mio haul per il Black Friday è stato veramente, diciamo, nullo dal punto di vista modaiolo. L'unica new entry modaiola è questa sciarpa che mi ha regalato invece mio marito per il compleanno, di Massimo Dutti, tutta in cashmere. Praticamente è un rettangolone di cashmere dai bordi non orlati, così un po' irregolari, che ho già dagli anni scorsi in nero e in blu. Le trovo morbidissime, caldissime, le uso praticamente ogni giorno nei mesi più freddi dell'anno e ci tenevo tanto ad averla anche grigia, per cui lui molto carinamente sapeva di questo mio desiderio, è andato a prendermela anche grigia e così adesso ce l'ho in tre colori e questa la posso usare per esempio sui miei cappottini grigi o su altri capi su cui sta bene il grigio, anche delle bluse grigie su cui mi piace, diciamo, anche per aggiungere qualche strato di calore, aggiungere una bella sciarpa morbida. Se non le conoscete, queste di Massimo Dutti ve le consiglio perché sono veramente caldissime, sono belle cicciotte, si possono avvoltolare in tanti modi, per cui sono in perfetto stile No Time for Style, perché appunto non richiedono particolare cura neanche nell'indossarle, anzi più disordinate sono quando le indossate e più carine sono. Sempre a livello di regali di compleanno, anzi di autoregali, l'autoregalo di quest'anno, io spesso mi autoregalo delle borse, cioè spesso una o due volte all'anno mi autoregalo delle borse. Questa volta la mia scelta, dopo lunga riflessione, è caduta su questa borsa di Gucci. In particolare si chiama Gucci 1955 Horsebit. Horsebit è questo morsetto che richiama un po' il mondo equestre, che è uno dei simboli della Maison Gucci già da tantissimi anni. L'avevo provata prima, l'avevo studiata in mille abbinamenti e ho deciso appunto di regalarmi un'altra borsa nera, anche se ne ho già, perché alla fine è il colore che indosso di gran lunga di più a livello di accessori. Sono molto contenta della mia scelta perché è bella, resistente. Comunque non mi soffermo perché vorrei recensirla a parte, magari se qualcuno ha intenzione di comprarsela o di regalarsela, in un video apposito, come faccio sempre con tutte le mie borse, perché me lo chiedete spesso. Comunque, ecco, il mio autoregalo quest'anno è stato questo, è già approvatissimo perché l'ho già usata diverse volte ed è veramente molto pratica. Ecco,
Ecco, tutti gli altri acquisti che ho fatto per il Black Friday, che sono davvero pochini, sono stati di carattere cosmetico. Casualmente avevo finito diverse cose nelle settimane o nei giorni immediatamente precedenti, per cui ho fatto un po' di acquisti di rimpiazzo senza realmente andare ad aumentare il numero di prodotti per il make-up che uso quotidianamente, perché su quel fronte, come ormai sapete, sono abbastanza spartana. Comunque, i miei acquisti sono stati questa matita, per il contorno labbra di MAC, che vi faccio vedere. Devo ancora finire l'altra, ma ho pensato di rimpolpare perché ho trovato degli ottimi sconti MAC nella tonalità Spice. Spice è un colore molto vicino a quello naturale delle mie labbra, per cui io lo uso per qualsiasi tipo di rossetto, anche per quelli un pochino più carichi come colore, perché trovo che vada un po' a scomparire, insomma serve giusto a limitare, arginare il colore in modo che non sbavi, ma per il resto è più o meno invisibile. Va bene con tutti i rossetti, in questo modo non ho bisogno di più matite e labbra per diversi tipi di rossetti. Un altro acquisto che ho fatto è di un brand che volevo assolutamente provare già da qualche anno, ma poi non l'avevo mai fatto, ed è Charlotte Tilbury. Ho comprato questa cipria che prometteva, secondo alcune make-up artist che sono anche su YouTube, di essere veramente invisibile e impalpabile. Io con le ciprie ho sempre il problema che trovo che invece diano noia, diano fastidio e rendano la pelle come in carta pecorite. Non avendo particolari problemi di pelle, generalmente o la salto proprio, il che non va bene se dopo si applica un bronzer, oppure se la applico sono sempre insoddisfatta. Mi sembra sempre che metta in mostra, diciamo, anche delle rughette che altrimenti sarebbero più o meno invisibili. Con questa invece sono molto contenta. Si chiama Airbrush Flawless Finish ed è la numero 2 nella tonalità medium, e trovo che vada abbastanza bene. Forse leggermente sul chiaro, ma essendo appunto trasparente e davvero invisibile, mi trovo molto bene perché praticamente non si nota e soprattutto non schiarisce ulteriormente la mia pelle, che come potete notare in autunno-inverno è già di suo chiarissima e pallida. Quindi promossissimo, devo dire che merita davvero questa cipria. Sempre di Charlotte Tilbury, siccome c'erano delle ottime offerte, ho voluto provare questo rossetto della famosissima linea di Charlotte Tilbury che si chiama Pillow Talk, ed è, come potete vedere, una sorta di nude rosato abbastanza simile al colore delle mie pelli, infatti va molto bene ed è anche un cosiddetto colore universale, o almeno così sostengono alcune famosissime make-up artist, cioè una di quelle rare tonalità di rossetto che dovrebbe in teoria star bene a tutte le donne o a quasi tutte. Questa linea Pillow Talk in origine era fatta da un unico rossetto, ancora un pochino più chiaro, ancora un pochino più nude di questo. Poi hanno aggiunto questo, che appunto è il medium, e adesso esiste anche in una tonalità che si chiama intense o intense, seconda che sia denominato in inglese o in francese, che mi piacerebbe molto provare perché praticamente è una variante un pochino più scura di questo e quindi dovrebbe regalare un bel colore alle labbra senza per questo essere proprio un rosso rosso, vira di più verso le tonalità dei frutti di bosco e quindi a me di solito dona meglio dei rossi smaccati. Ultimo acquisto fatto durante il Black Friday, questa l'ho comprata su Lookfantastic, è questa terra di Benefit che si chiama Hoola, che come vedete ha questo cofanetto in cartoncino che io non trovo una grandissima scelta. Sicuramente è un materiale biodegradabile, per cui onore al merito, però secondo me tende a rompersi e quindi magari anche a seccare o a deteriorare il prodotto nel corso del tempo, per cui avrei preferito qualcosa di più solido in un materiale più stabile e magari in compenso la ricarica in modo da poter sfruttare sempre la stessa confezione. Per cui ecco, boccio la confezione, dentro c'era anche questo pennellino ultra sottile che non ho ancora usato, penso che serva per fare quegli zigomi molto scolpiti e quindi da usare per il contouring. La terra in sé invece la trovo davvero eccellente. Anche qui ho comprato la tonalità medium, che è questo colore qua, quindi vedete non scurissimo. È molto adatta anche secondo me per un leggero contouring perché
Per fare contouring, se usate la terra, è importante usare un colore di terra che non viri troppo verso il terracotta, che non sia troppo calda, ma mantenga una tonalità fredda, perché altrimenti l'effetto è veramente innaturale e anche un po' ridicolo, un po' sull'arancione. Invece con queste tonalità l'effetto è molto più naturale, perché va a ricreare praticamente un'ombra naturale sul viso. Adesso io non lo sto usando come contouring, perché siamo in pieno giorno e quindi l'effetto io preferisco usarlo per il contouring solo la sera, se è il caso, di giorno evito. Comunque come terra la trovo veramente eccellente, anche questa è impalpabile, un po' come la cipria di Charlotte Tilbury, quindi molto molto fine, e anche il colore rimane estremamente naturale, non va a fare quelle facce color terracotta, ma anzi si fonde bene col vostro colorito naturale. Esiste in almeno 5-6 tonalità, l'avevo anche vista da Sephora mesi fa, quando ancora si circolava comodamente nei negozi. Comunque anche questa è un super favorito delle makeup artist, o di molte makeup artist. Ho voluto provare, sono molto soddisfatta. Riguardo al pennello non so ancora se lo userò, perché non sono così abile e brava, e quindi penso che quando vorrò usarlo per scolpire un attimo gli zigomi userò il classico pennello angolare, ne uno di Kiko, il numero 10, che è molto buono e tra l'altro anche molto duraturo, perché ce l'ho da anni e basta lavarlo, è sempre intonso, e per cui continuerò a farlo così. Ecco, questi sono tutti i miei acquisti del Black Friday. Sarei veramente molto curiosa di sapere cosa avete comprato voi, se avete fatto shopping, se avete trovato qualcosa di carino per arricchire il vostro guardaroba, così magari mi, non so, vedendo i vostri link mi faccio venire qualche idea su cosa acquistare nei prossimi mesi, o magari già i saldi, perché veramente questo 2020 io praticamente non ho comprato niente a livello di abbigliamento e qualcosina a livello di accessori, come avete appena visto, però sono stata davvero ultra spartana, per cui qualcosa di carino trovo me lo meriterei anche. E con questo è tutto, vi saluto e vi auguro un'altra splendida giornata. Ciao!